Radio Radicale, siamo col senatore Spagnolli, dopo il voto sul decreto mille proroghe. Allora, oggi è stata una giornata particolarmente lunga e anche faticosa perché si pensava di finire intorno all'ora di pranzo, invece è finito questa sera, tra tante polemiche per quanto riguarda i balneari. Allora, com'è andata la giornata? Voi, diciamo, siete usciti alla fine della giornata con un comunicato congiunto di tutte le opposizioni, che è una novità, però insomma restano ancora tanti dubbi. Quali? Ma allora, secondo me qui c'è proprio un problema di comprensione della situazione e la sensazione è che in molte persone che fanno parte del Senato non ci sia consapevolezza di come funzionano le cose. Non è che se si fanno delle gare non ci sono condizioni, si possono porre le condizioni. Fare le gare non significa aprire agli stranieri o alle multinazionali, si pongono delle condizioni affinché alle gare siano ammesse determinate figure con determinate esperienze in modo da evitare che arrivino le multinazionali. Bisogna lavorarci, bisogna saperlo fare, ma tutto si può fare. La cosa che però sfugge è come mai la maggioranza non si renda conto che il settore dei balneari, come tutte le situazioni in cui un bene pubblico viene concessionato a un privato, si prestano a degli abusi. E qui abbiamo degli abusi evidenti perché quando un concessionario è concessionario da decenni e magari, e ci sono anche gli esempi di questo, subconcessione la sua concessione, per cui l'entrata dell'ente pubblico è X e poi c'è un Y che il subconcessionario paga al concessionario che ci vive senza aver bisogno di lavorare, sono cose che non vanno bene, sono cose che bisogna affrontare per, da un lato, essere corretti nei confronti di tutti e dall'altro soprattutto aprire la possibilità di diventare concessionari anche ai giovani che in questo modo qua sono tagliati fuori. C'erano problemi di copertura per le norme che riguardavano i balneari. Ho visto che ci sono state tante polemiche, qualcuno ha fatto delle puntualizzazioni, però lo ha fatto un po' in maniera. Ma allora, sui problemi di copertura io non mi pronuncio perché nel momento in cui il MEF dichiara che le cose vanno bene e la Commissione Finanze dà parere favorevole, non sta a me giudicare. Certamente anche lì ci sono situazioni dove uno che ragiona con buon senso si pone delle domande e io le risposte non riesco a darmele. Senta, oggi c'è stato un problema qui, nel senso che durante una parte della giornata eravate in circa 150, a un certo punto c'era uno scarto di circa 5 voti tra maggioranza e opposizione. Volevo chiederle un po' come si lavora in questo clima. Allora, diciamo che stare in aula non è un lavoro, stare in aula è un cogliere delle opportunità. In quel momento in cui avremmo magari potuto mandare sotto la maggioranza, un rappresentante della maggioranza, il capogruppo Malan dei Fratelli d'Italia, ha preso la parola e ha parlato per 10 minuti, tirandola lunga e facendo sì che i Fa colleghi che parte della mancavano sotto. strategia E fa parlamentare. parte della strategia parlamentare, quindi non avremmo comunque potuto approfittarne. Qualcuno ha provato a dire Presidente, Presidente, votiamo, votiamo, però poi nel momento in cui uno vuole intervenire interviene. Senta, vuole dire qualcosa sul fatto che voi tutte le opposizioni avete fatto un comunicato tutti quanti insieme e c'era anche il Movimento 5 Stelle che, ricordiamo, nel governo giallo-verde erano a favore delle proroghe per i balneari. Allora, insomma, loro si muovono, hanno un modo di concepire l'opposizione molto mobile. Ma secondo me il problema è più sottile, cioè bisogna vedere quali proroghe hanno approvato loro e quali si approvano adesso, c'è proroga e proroga. Qui è veramente un provvedimento che libera tutti, cioè quelli che hanno già la concessione senza nessuna condizione se la possono riprendere e questo non va bene. Poi dopo, se loro sono incoerenti è un problema loro che non mi riguarda. Certo, vuole dire qualcosa sull'interesse, cioè sull'attenzione di un'istituzione molto alta su queste norme? Oggi se ne è parlato, a un certo punto il Presidente stava per togliere la parola a qualcuno. Ma qui è difficile capire per noi che siamo fuori, noi siamo l'opposizione e non sappiamo. Certamente questo non è un provvedimento che è passato in maniera indolore all'interno della maggioranza, però loro in questo momento, soprattutto dopo la vittoria alle regionali della Lombardia e del Lazio, non possono permettersi di dare segni di cedimento all'alleanza e quindi se litigano lo fanno nelle segrete stanze senza che si sappia. Bene, grazie al senatore Spagnolli, dell'autonomia.